Eccoci dunque al campionato d'Italia dei Super Welter. Il campione è Santo Colombo di Palermo. Lo sfidante è Michele Mastrodonato di San Severo in provincia di Foggia. È la prima ripresa, Colombo è in guardia destra. Colombo ha anche delle scritte gialle, quelle di Mastrodonato sono azzurre. Sarebbe meglio che i pugili avessero pantaloncini di colore completamente diverso, ma qui ci sono anche situazioni di superstizione che si accavallano. Per Santo Colombo è il settimo incontro per il titolo italiano, titolo che aveva conquistato una prima volta il 20 maggio del 1989 battendo per intervento medico la terza ripresa Giuseppe Leto, difeso più volte, alla quarta difesa è stato battuto da Romolo Casamonica che lo ha sconfitto ai punti, poi è tornato campione battendo Giovanni De Marco il 27 marzo di quest'anno sul ring di Mestre. Per Mastrodonato, che ha una carriera professionistica molto più breve, ha fatto parte della rappresentativa italiana alle Olimpiadi di Seul nel 1988, passato professionismo nel gennaio dell'89, 11 vittorie, una sconfitta subita a Milano contro Jean-Roger Sidiot dello Zaire, gli ultimi tre incontri vinti prima del limite. Ricordo che alla conclusione di questo incontro ci sarà un'edizione di studio aperto. Un sinistro di Colombo al corpo, mentre Mastrodonato tiene l'iniziativa. Infila il sinistro Colombo nella guardia dell'avversario. Abbastanza disordinata l'azione offensiva di Mastrodonato. Più ordinata la box di Santo Colombo che si aggiudica la prima ripresa. Senza sprecare troppa energia, molto bene. Va bene, un po' di va bene. All'angolo di Mastrodonato c'è Elio Ghelfi. All'angolo di Santo Colombo Giuseppe Lancia. Colombo è nato a Palermo ma risiede a Roma. Ha un record di 14 vittorie, 2 sconfitte, un pari ed un no contest. Incontro per no contest, il secondo della sua carriera da professionista, interrotto perché era mancata l'energia elettrica. Ed eccoci al secondo round, è il campionato d'Italia dei Super Welter. Si disputa naturalmente sulla distanza delle 12 riprese. Io non sarei contrario a una riduzione ai 10 round degli incontri valevoli per il titolo italiano. Vedete, Colombo è in guardia destra.
Lazzarato viene in avanti ma non porta colpi, al contrario di Colombo che li infila invece nella guardia del suo avversario, tocca bene con il sinistro. Ecco che ora Bastodonato è riuscito a toccare con il sinistro al corpo. Tocca col sinistro Colombo. C'è una netta superiorità tecnica da parte di Colombo. Mastrodonato deve colmarla con l'aggressività. L'arbitro è il signor Attolini di La Spezia, i giudici sono i signori Maianti di Milano e Spolverato di Treviso. Mastrodonato ora tocca con un paio di ganci. Jab destro di Colombo e la conclusione della seconda ripresa. Ecco qui, vedete inquadrato Elio Gelfi con Mastrodonato, ma c'è Franco Ligas in linea. Sì, sono ancora con Umberto Barchini, chiediamo scusa a Mastrodonato Colombo se di loro non parliamo, ma sulla morale della vittoria in qualche modo anche sofferta di Maurizio Stecca, che lei un giorno ha definito più bello che bravo, qual è la morale che si può trarre? Ma ha sciupato molte energie cercando di vincere prima del limite, quando ha visto l'avversario ferito si faceva meno fatica, non aveva neanche quel momento di crisi nella nona ripresa. In complesso non ho trovato niente di peggio, niente di meglio di quello che conoscevo già. Ma un avversario più bravo di quanti abbia affrontato in passato? Ma no, è come gli altri. A te Rino. Bene, mi sembra obiettivo il giudizio di Umberto Branchini, ho detto io anche nel commentare la vittoria di Maurizio Stecca, che se c'è stato equilibrio, se c'è stata a un certo punto anche addirittura quasi una ripresa drammatica, questo è stato perché probabilmente Maurizio Stecca non è stato in grado di esprimersi tatticamente e anche come incisività di colpi al meglio delle sue possibilità. Torniamo comunque al campionato d'Italia tra Santo Colombo e Michele Mastrodonato. Colombo si è aggiudicato le prime due riprese sfruttando la sua miglior tecnica, infilando colpi abbastanza precisi su Mastrodonato, che tiene l'iniziativa, tiene il centro del ring ma stenta a trovare il tempo. Misura col sinistro Colombo, adesso però si ripaga infilando tre colpi consecutivi nella guardia dell'avversario. Tira.
corpo di Colombo. Sinistro dritto di Colombo. Poi il destro al corpo. Ora il gancio sinistro di Mastro Donato. All'Olimpiadi di Seul Mastro Donato è stato battuto dal tedesco Henry Maske. Verdetto di 5-0 contro un avversario nettamente migliore di lui sul piano tecnico. La conclusione della terza ripresa, anche questa è favorevole a Santo Colombo. Anche se vedo che stai andando fuori. Costumi di Las Vegas, ma insomma si cerca di far quel che si può anche da queste parti. Siamo all'angolo di Santo Colombo. Sembra piuttosto tranquillo, disteso. Sembra che il match si sia indirizzato sul prevedibile filone che vuole Mastro Donato all'attacco e Santo Colombo in difesa, ma probabilmente Colombo, pur combattendo in difesa, è in grado di mettere a segno il maggior numero di colpi, sicuramente i più precisi. Ad ogni modo Mastro Donato deve naturalmente affidarsi alla sua aggressività, sperare nel colpo buono. Non può certo pretendere di battere Colombo sul piano tecnico. Di ganci di Mastro Donato, che ora ha toccato col sinistro. Dalla distanza Colombo cerca ovviamente di impostare il match a distanza ravvicinata a Mastro Donato. Poi un destro di Mastro Donato, che ad un certo punto però non trova più il bersaglio. Ancora il destro di Mastro Donato, poi il sinistro al corpo. Leggermente più alto Colombo. Gancio sinistro di Colombo. Gancio destro di Mastro Donato.
caparbiamente in avanti Mastro Donato, chiusura della quarta ripresa, favorevole allo sfidante Michele Mastro Donato. C'è Franco Ligas con Kamel Bouali. Sì, Kamel Bouali, campione del mondo WBO, Super Piuma WBO. Il match tra Mastro Donato Colombo, un tecnico e un pugile che va sempre avanti. Quello che va sempre avanti rischia in questo caso, perché prende tre colpi prima di portarne uno. Per me, nella mia opinione, Colombo è un buon tecnico e anche picchiatore, secco. E Mastro Donato è un buon pugile e anche un guerriero, ma deve avere, si per dominare, un campione, anche campione d'Italia, per dominare il suo avversario. Colombo deve dare più colpi, non uno solo colpo, perché se prendi tre e dai uno, no. Non esiste la forza, esiste la continuità del colpo per ricevere la sua, avrà la sua opportunità e avrà la sua vittoria. Chiaramente d'accordo con Kamel Bouali e Lino Rino. Siamo giunti alla quinta ripresa del campionato d'Italia dei Super Welter, le cui immagini vi giungono da Montichiari in provincia di Brescia. Io ho due punti di vantaggio per Colombo sul mio personalissimo cartellino, ho dato a Colombo le prime tre riprese da quarta Mastro Donato, che finalmente è riuscito qualche volta a centrare il bersaglio con qualche gancio. Vistosamente a vuoto col sinistro Mastro Donato, tocca invece Colombo. Poi si sottrae. Il tema rimane quello, Mastro Donato all'inseguimento, ma Colombo che riesce ad anticiparlo. Destro, ma Colombo non gli concede lo spazio, Mastro Donato. Sinistro al corpo di Colombo in uscita. Jab destro di Colombo. Colombo è un guardia destra, quindi il jab di disturbo è quello destro, non il sinistro, come per i pugili impostati in guardia normale. C'è stato un richiamo volante a Colombo dell'arbitro Attolini di La Spezia. Ripeto, i giudici sono il signor Mainanti di Milano e il signor Spolverato di Treviso. Conclusione della quinta ripresa, di nuovo favorevole a Santo Colombo. Siamo all'angolo di Mastro Donato, Elio Gelfi. E ripeto, stasera è esordito per la prima volta nelle vesti di manager del campione del mondo Maurizio Stecca. E
esordio a livello, parlo di titolo mondiale. Gelfi ha ereditato alcuni pugili della scuderia di Umberto Branchini. Sesta ripresa del campionato d'Italia dei Super Welter o dei Medi Junior. Limite di peso della categoria 69.853. Si è fermato un po' Mastrodonato, nel senso che forse spera di fare uscire Colombo. Tocca col sinistro, infatti questo cambiamento tattico per il momento ha pagato. Vai Michele! Largo destro di Mastrodonato. Sicuramente Mastrodonato in questo round ha cambiato atteggiamento. Combatte più da distante, ha toccato con il destro al corpo. E forse Colombo si trova più a disagio nel dover cercare l'avversario anziché trovarselo addosso. Corpo di Mastrodonato. Colombo, ma non trova il bersaglio. E si trova più in difficoltà nelle vesti di attaccante Colombo. Il destro di Mastrodonato, che si disunisce un po', ma comunque si aggiudica la sesta ripresa. Franco Ligas con Francesco Damiani, sentiamo i programmi futuri. Sì, con Francesco Damiani per parlare del prossimo match, quello del 19 luglio, senza sede ma con un avversario al 98%, quale Tony Tubbs, confermi o no? Sì, confermo, dovrebbe essere lui, la scelta dovrebbe ricadere su Tony Tubbs. E quel significato di questo rientro dopo il mondiale perso con Mercer? Beh, innanzitutto Tony Tubbs è un buon test, quindi questo vuol dire che mi consente di sapere che condizioni sono io. Poi sicuramente sarà per un trampolino di lancio per magari arrivare di nuovo a questo Mercer oppure... A chi... Ecco, no, pronostico proprio 10, un secondo, Mercer, Morrison. Mercer. A Terino. Bene, abbiamo sentito Francesco Damiani, dovrebbe tornare sul ring il 19 luglio appunto contro Tony Tubbs, ex campione del mondo dei pesi massimi, nella versione WBA. Tony Tubbs è stato anche sconfitto da Mike Tyson, ma insomma Mike Tyson appartiene a un altro pianeta. Torniamo invece sul pianeta Italia per il campionato appunto italiano dei Super Welter tra Santo Colombo e Michele Mastrodonato. C'è stato un cambiamento tattico nella sesta ripresa. Mastrodonato, che aveva attaccato senza troppi risultati nelle prime cinque riprese, si è fatto più attendista e ha avuto migliori risultati, ha ottenuto migliori risultati perché Santo Colombo si trova sicuramente meglio nelle vesti di incontrista che non in quelle di attaccante. Sì,
due punti di vantaggio per Colombo sul mio personalissimo cartellino, 4 riprese per lui, 2 per Mastro Donato. Buon montante sinistro di Mastro Donato, lo spinge via Colombo, poi cerca i suoi colpi dritti ma deve incassare un buon gancio sinistro. Prova col montante sinistro Colombo. Sinistro al corpo di Colombo. Poi il gancio destro. Gancio sinistro di Mastro Donato. Il destro di Mastro Donato. Mastro Donato con il gancio sinistro. Ancora il gancio sinistro di Mastro Donato, poi il gancio destro. È stato un intervento dell'arbitro, forse non era necessario. La conclusione di una settima ripresa che giudico pari. Siamo all'ottava ripresa del campionato d'Italia dei Super Welter, naturalmente previsto sulla distanza delle 12 riprese. Siamo giunti appunto all'ottava con Santo Colombo, il detentore, che a mio parere ha 2 punti di vantaggio nei confronti dello sfidante, che è Michele Mastro Donato. Tuttavia il match dopo la quinta ripresa ha un po' cambiato direzione. Mastro Donato si è aggiudicato il sesto round, ha almeno pareggiato il settimo. Gancio sinistro di Mastro Donato. Mastro Donato, solo uno ha trovato il bersaglio. Si tira il jab destro Colombo. Gancio destro di Colombo. Gancio sinistro di Colombo, gancio destro di Mastro Donato. Tocca col destro 2 volte Colombo. Donato.
le gambe Colombo, poi segue sempre Mastrodonato. La conclusione dell'ottava ripresa è una ripresa favorevole a Mastrodonato. Qui siamo all'angolo di Santo Colombo, il cui vantaggio si sta facendo più esiguo. All'inizio sembrava che Colombo potesse controllare molto facilmente la disordinata aggressività di Mastrodonato. Ecco intanto che vediamo alcune fasi che ci manda la regia di Poppi Bonnici. Qualche buon gancio di Mastrodonato a segno nell'ottava ripresa. Dicevo che all'inizio sembrava che Colombo potesse controllare abbastanza bene l'incontro e l'aggressività dell'avversario. Poi a un certo punto, prima Mastrodonato ha cambiato tattica, si è tenuto più distante dall'avversario, poi ha trovato anche il tempo e la misura per qualche buon colpo. Siamo giunti alla nona ripresa. Ancora di Colombo. Due gocchi sopra. Sempre così. Gira due gocchi sopra. Gira due gocchi sopra. Gira sotto. Ora siamo tornati sugli schemi iniziali. Colombo che riesce a entrare spesso nella guardia dell'avversario. Con il destro Mastrodonato, ancora vuoto col sinistro, finisce quasi sulle corde Mastrodonato. Lo colpisce di incontro Colombo, che poi guadagna lui il centro del ring, ma incassa un gancio destro. Sinistro dritto di Colombo. Gancio destro di Mastrodonato. Conclusione della nona ripresa favorevole al campione d'Italia Santo Colombo. Forza Santo, così come adesso, lui era deciso. Decima ripresa. Siamo giunti alla decima ripresa del campionato d'Italia dei Super Welter. Santo Colombo è il detentore del titolo, lo sfidante è Michele Mastrodonato. Pochi mesi di differenza tra i due pugili, entrambi nati nel 1965, in maggio Mastrodonato, in ottobre Colombo.
quindi Mastrodonato ha già compiuto i 26 anni, Colombo ne ha ancora 25. Colombo palermitano, residente a Roma, Mastrodonato di San Severo di Foggia. Gancio sinistro di Mastrodonato. Sinistro Mastrodonato, i colpi dritti di Colombo che fatica comunque a togliersi dalle corde, costantemente inseguito dall'avversario. Jeff destro Colombo che cerca di tenere a distanza Mastrodonato. Buona azione, poi si toglie dall'angolo Colombo. Incassa un gancio destro. Il destro di Mastrodonato. Mastrodonato manca di precisione e di lucidità, ma a un certo punto è stato in difficoltà Colombo, che adesso ha riguadagnato il centro del ring, cerca di dare più ordine alla sua azione e non c'è dubbio che Mastrodonato ha interesse a portare il match sul piano della rissa. Si conclude la decima ripresa, una ripresa che giudico pari e nella quale la sfuriata di Mastrodonato è stata controllata all'inizio e alla fine dalla miglior tecnica di Santo Colombo. Ecco qui alcune fasi del decimo round. C'è stato un momento in cui Mastrodonato ha dato l'impressione di avere preso l'iniziativa, ma non solo preso l'iniziativa, ma anche di aver messo in difficoltà Colombo, che poi però nelle ultime battute ha ritrovato lucidità. Asciugare per terra, forza, forza Santo, forza ancora dentro. Io ho due punti a favore di Santo Colombo mentre inizia l'undicesima e penultima ripresa. Di Mastrodonato, ancora il destro, poi gancio sinistro, un colpo alla nuca per parte. Montante sinistro di Colombo. Ecco che arriva, basta,
l'arbitro di Mastro Donato. Il gancio destro ancora di Mastro Donato. Il bersaglio Mastro Donato, gancio sinistro di Colombo, ancora Mastro Donato con il destro, poi con il sinistro. Sono tutti e due stanchi naturalmente. Ripeto, vedrei con favore una riduzione da 12 a 10 riprese la distanza degli incontri valevoli per il titolo italiano. Considerato che con i tempi che corrono si arriva a disputare il titolo italiano dopo 10, 12, 15 incontri da professionista, sembrerebbe una decisione opportuna, ma chissà se i nostri dirigenti saranno in grado di adottarla. Lancio destro in uscita di Mastro Donato che si aggiudica l'undicesima ripresa. Tu sei in questo momento nel campionato italiano, puoi perdere solo te, eh? Pilare, parla con me. Andate per fare dentro. Perché è attaccato? Mi dai la bottiglia d'acqua, Gianni. Rivediamo in questa undicesima ripresa. Mastro Donato ha messo qualche buon gancio, raramente però è riuscito a doppiare, cioè ha messo un colpo alla volta. Si è aggiudicato il round ma ha sempre consentito a Colombo di recuperare. Ad ogni modo io mi trovo con un punto di vantaggio per Santo Colombo mentre inizia la dodicesima ed ultima ripresa. Abbondantemente bagnati, troppo bagnati i due pugili, vedete che ogni colpo partono schizzi d'acqua in tutte le direzioni, meglio acqua che sangue. L'arbitro avrebbe dovuto farli asciugare meglio. Il destro di Mastro Donato. Gancio sinistro di Mastro Donato. Non ne hanno più da spendere. Cerca il colpo duro. Inevitabilmente si disunisce. Comunque anche Colombo non è più lucido come all'inizio, sbanda su un destro dell'avversario, poi il sinistro di Mastro Donato, il gancio destro. Destro sinistro di Mastro Donato. Non devi lasciarlo più!
Donato, il gancio sinistro di Colombo. Gancio sinistro di Mastro Donato, poi il destro. Ancora il destro di Mastro Donato. Destro e sinistro. Gancio sinistro, gancio destro, in difficoltà Colombo. Gancio sinistro di Mastro Donato. Il destro. E la conclusione, vince Mastro Donato, secondo me l'ultima ripresa. Io mi trovo quindi con un verdetto di parità, 115 a 115, ma bisognerà naturalmente attendere il parere dei giudici, che sono, ripeto, l'arbitro, il signor Attolini di La Spezia, il signor Maianti di Milano e il signor Spolverato di Treviso. Negli incontri per il campionato d'Italia anche l'arbitro ha diritto di voto. Quindi non rimane che attendere il verdetto, ripeto, per me è un risultato di parità, con Mastro Donato che ha recuperato nel finale, ha vinto le ultime due riprese a mio parere. Sembrava all'inizio che Colombo potesse controllare la disordinata aggressività dell'avversario, poi però nel finale ha perso lucidità e Mastro Donato ha visto premiata la sua aggressività con qualche buon colpo. Ricordo che in precedenza Maurizio Stecca ha battuto ai punti con verdetto unanime Fernando Ramos Salas dopo aver avuto un momento molto difficile nella nona ripresa. Arbitro signor Attolini, Colombo punti 114, Mastro Donato punti 117. Tre punti per Mastro Donato per l'arbitro Attolini. Signor Spolverato. Spolverato. Colombo punti 115. Mastro Donato punti 118. Tre punti per Mastro Donato, anche per Spolverato. Punti 113. Mastro Donato punti 116. Tutti e tre i giudici, tre punti per Mastro Donato. Non sono d'accordo, ma comunque il parere peraltro dei giudici è unanime. Evidentemente è stata premiata di più l'aggressività di Mastro Donato. Colombo forse non ha sfruttato appieno la sua superiorità tattica, soprattutto nella prima parte del match avrebbe potuto tenere a maggiore distanza l'avversario e poi nel finale ne ha subito l'aggressività, forse anche la maggior tenuta alla distanza. Quindi Michele Mastro Donato, al suo 13° incontro da professionista, diventa campione d'Italia dei Super Welter. Questo è tutto da Montichiari. Io ringrazio naturalmente Popi Bonnici per la regia, Angelo Corno per l'assistenza, ovviamente Franco Ligas, da Rino Tommasi il più cordiale saluto. Vi ricordo che c'è studio aperto che vi attende.